Novak Djokovic fa ricorso contro l'espulsione dall'Australia e ne ottiene la sospensione. Dopo il mancato accesso per problemi al visto del serbo al suo arrivo a Melbourne imposto dai funzionari del paese oceanico, il tennista numero uno al mondo è stato fermato e interrogato per ore dai funzionari della polizia di frontiera aeroportuale. Un giudice di Melbourne ha esaminato in queste ore la sua richiesta. Le regole sono regole e non ci sono casi speciali. L'ingresso con un visto richiede una doppia vaccinazione o un'esenzione medica. Mi viene comunicato che tale esenzione non era in vigore, di conseguenza lui è soggetto alla stessa regola di chiunque altro. Voglio anche sottolineare che alla fin fine è responsabilità del viaggiatore. Djokovic era stato quindi trasferito in un hotel di detenzione governativa in attesa del volo di rimpatrio e poi del temporaneo responso del giudice. Il visto era stato revocato perché il suo staff non ne aveva richiesto un tipo che consentisse esenzioni mediche per non essere vaccinato. Il tennista intende giocare e difendere il titolo conquistato nell'ultima edizione degli Australian Open.